dei principali obiettivi del legislatore. In particolare devono essere differenziati progettualità e sostegni con l'obiettivo di migliorare attraverso azioni concrete un sistema che riesca a dare risposte su tutto il territorio in maniera uniforme alle esigenze di queste persone e delle loro famiglie. In un principio di sussidiarietà verticale vediamo quindi con favore l'esigenza di affiancare le iniziative esistenti con strumenti che, diversamente dal passato, siano assoluto supporto per tutti coloro che vivono in questa delicata situazione sociale. Osserviamo inoltre che il lavoro svolto in Commissione e nei vari passaggi parlamentari ha notevolmente migliorato l'impianto originario del testo, rendendolo finalmente conforme a quanto da noi auspicato originariamente, ovvero che le politiche per le persone disabili non potessero essere separate e disgiunte da quelle sulla famiglia in generale e, pur con le necessarie specificità, devono integrarsi pienamente con queste. Per questi motivi noi di Alleanza Liberal Popolare e Autonomie voteremo favorevolmente al testo presentato. Grazie. Grazie deputato. Adesso la parola al deputato Palese, prego. Grazie signora Presidente, anche noi voteremo a favore di questo provvedimento. È un provvedimento che viene incontro a bisogni gravi, sia da parte dei diretti interessati di gravi handicap e sia per quello che riguarda le famiglie. Non è un provvedimento che da noi è ritenuto sufficiente, perché l'agenda dei bisogni e dei nuovi bisogni in questo caso è veramente interminabile. Comunque c'è un segnale. Ed il Parlamento, è bene che ne abbia discusso in maniera abbastanza serena, costruttiva, sia nel contesto delle commissioni e sia pure oggi durante questa discussione, che ha avuto anche momenti ma tendenti a migliorare, a cercare la possibilità di amplificare quelle che possono essere il venire incontro a bisogni veramente molto particolari e necessità che hanno in maniera inequivocabile queste famiglie. Quindi la cosa più importante e più sobria è quella di, al di là delle dichiarazioni, il merito lo conosciamo tutti, è quello di dichiarare il voto a favore e anche di votarlo. Grazie signora Presidente. Grazie deputato Palese. Adesso è il turno di Achille Totaro. Prego deputato. Grazie Presidente. Noi voteremo a favore, il gruppo di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento perché, come dicemmo nella scorsa lettura alla Camera, prima del passaggio al Senato, era un provvedimento atteso da tanto, da molte famiglie, un problema gravissimo, quello non solo del disabile grave, ma anche delle famiglie dei disabili gravi, in questo caso compresi in questa legge, che lo dicemmo anche l'altra volta, a volte hanno anche il problema di pensare che a cosa ci sarà dopo di loro, hanno dei figli o delle persone vicine che